Anche quest'anno il bed and breakfast si riconferma l'alloggio preferito dei turisti che decidono di trascorrere un po' di giorni di relax nella città dei templi. Infatti, in un recente sondaggio effettuato tra le varie strutture presenti nel territorio agrigentino, emerge un'alta percentuale di prenotazioni di vacanzieri in misura maggiore rispetto alle prenotazioni nei tradizionali hotel. L'andamento è simile a quello delle stagioni estive precedenti, con la sola differenza che nel 2010 la prima decade di agosto aveva registrato numeri più significativi. Il tutto è esaurito e previsto in prossimità del Ferragosto. I bed and breakfast più scelti sono quelli periferici, ad eccezione di San Leone, che registra un discreto movimento di turisti, soprattutto stranieri. A sentire la crisi sono gli alberghi, che invogliano il turista con offerte complete di pernottamento e mezza pensione con offerte invitanti. Ad esempio, gli sposi in viaggio di nozze possono usufruire di una riduzione del 5% a coppia per tutta la stagione. Per gli over 60 è previsto uno sconto del 10%, mentre ai clienti di mezza età che decidono di prolungare la loro permanenza di un'altra settimana, il 10% di sconto. Quindi per gli albergatori un'altra stagione difficile.